Mio fratello mi diceva sempre: meno male che ci sei tu. Quando siamo grandi ti sposo. Si stava coltivando la moglie lui, ma poi è arrivato qualcuno che gli ha spaccato le uova nel paniere. Ho trovato delle vecchie fotografie. È così che è cominciata la mia ricerca. Erano tutte in bianco e nero. Anzi no, una a colori. Fulvia poi l'ho rincontrata. Nel Nevada, davanti a un casottino, c'era una donna grassa che si sventolava. Gli ho detto: signora, scusi, senta, lì dentro c'erano gli occhi di Fulvia. Sei tu? Io nemmeno ti cercavo più. Quelle foto erano tutti dei ritratti. E io ho provato a immaginargli un ordine. Gli avevano fatto un bel piattino. I partigiani al capofabbricato fascista alla fine della guerra. Gli avevo messo sul zerbino di casa una scatola di scarpe, piena zeppa di pompa a mano. Hanno suonato il campanello, hanno strappato tutte le spolette e sono scappati via. Quella è uscita, ha vista la scatola, ha scoperchiato. Ha fatto in tempo a dire alla moglie: oh, guarda Marì, quante tartarughe! È stata l'ultima cosa che ha detto quello stronzo. Ma chi erano? Le persone su quelle foto mi sembrava di conoscerle. E così sono arrivato ad una storia. Dicono che avrà la camera col terrazzo. Le tende bianche aprirò le imposte e uscirò fuori. Il vento, le nuvole, il profumo dei gerani, il sole. Una storia che non significa niente. E poi vera oppure inventata? Ma che importa? Tanto sono tutte vere, no? Anche quelle inventate. Io mi sono sempre vergognata con quelli che erano più ricchi. Che so, i dirimpettai miei. Erano pure brevi, però sono arrivati i tedeschi e li hanno portati via. E almeno con loro non mi sono dovuta più vergognare. Io ve la voglio raccontare questa storia. Perché forse riuscirò a dirvi quella cosa che mi è successa, quella cosa speciale. Tutto ha avuto inizio nel secolo prima di questo. Con un ritratto fotografico ed una parola. Una soltanto, ripetuta in continuazione, fino a quasi a non avere più senso. Fermo! Ho capito, ci sto fermo! Più fermo di così non ce la faccio, però!